questa giornata di martedì 18 giugno 2013 siamo giunti al nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo subito dall'Ariete. Ci sono frasi che non andrebbero dette nemmeno per scherzo. Invece oggi voi aprirete bocca a sproposito. Toro, un po' di dolce nostalgia pervade questa bella giornata in cui vi sentirete molto romantici. Allora approfittatene per dire a chi amate le dolci parole che non gli dite mai. Gemelli, giornata turbolenta. La colpa forse è più vostra che degli altri, dato che in questo periodo pretendete dagli altri l'impossibile. Cancro, se siete single, non restate fermi sulle vostre posizioni. Qualcuno conosciuto di recente potrebbe non essere male. Leone, non siete troppo disponibili oggi, soprattutto con la persona che vi sta a fianco. Qualche incomprensione e un modo diverso di vedere la vita sta creando una frattura sempre maggiore. Vergine, bella giornata da trascorrere insieme alla persona amata. Infatti oggi potreste finalmente chiarire alcune situazioni che da tempo vi stanno angustiando. Bilancia, godetevi questa bella giornata e ricaricatevi dalle fatiche degli ultimi tempi. Ci sono alcune questioni di lavoro che andranno affrontate con decisione nei prossimi giorni. Scorpione, non riuscite a trovare il giusto equilibrio tra ciò che avete e ciò che volete. Occhio perciò a non disprezzare i doni del destino, perché potrebbero mancarvi casomai dovreste perderli. Sagittario, sarebbe il caso oggi di restare in casa e rimuginare su quello che non va, e sarebbe il modo migliore per trascorrere il tempo. Capricorno, chi ha una relazione cominciata da poco approfitti delle stelle benevoli di oggi per lasciarsi andare un po' di più senza timore di rifiuto. Acquario, evitate i piccoli conflitti che la vita in famiglia potrebbe portare. In amore non è il caso di rimbangare il passato, perché servirebbe solo a risvegliare sopiti rancori. Pesci, cercate di dare ad ogni parola il suo giusto peso, altrimenti potreste uscire dalla giornata di oggi un po' a pezzi. E così si conclude anche per oggi l'appuntamento con l'oroscopo, ma ritornerà con voi domani alla stessa ora.